Space Rider prosegue la sua marcia verso il primo lancio in orbita, atteso per l'inizio del 2022, e si appresta a diventare un successo per l'Europa dello spazio. Space Rider è un veicolo in grado di andare e tornare dall'orbita, portando con sé fino a 800 kg di carico. Una volta nello spazio, può essere multiuso, laboratorio in microgravità, osservatore della Terra e dei rifiuti che ne affollano i dintorni, ma anche controllore dello stato di salute dei satelliti dell'orbita bassa. Il suo punto di forza è la riutilizzabilità, caratteristica unica per un veicolo europeo. Space Rider potrà andare e tornare dallo spazio fino a 6 volte, per missioni di durata variabile da 2 a 6 mesi. È idealmente figlio di IXV, testato con successo nel 2015. Il programma Space Rider è nato in seno all'Agenzia Spaziale Europea, la guida è tutta italiana. Lo sviluppo è affidato a Thales Alenia Space, mentre Avio cura il modulo di servizio e naturalmente il lanciatore Vega che porterà Space Rider in orbita. Ne abbiamo parlato con Walter Cugno, direttore esplorazione e scienza di Thales Alenia Space. Quali sono le caratteristiche principali di questo velivolo spaziale? Di fatto Space Rider che cos'è e cosa farà? Beh, Space Rider è un programma molto importante, è un veicolo da rientro che opererà in orbita bassa, in grado di fornire le capacità per attività in ambiente di microgravità e in ambiente comunque spaziale, quindi per esperimenti in ambiente, come ho detto prima, di microgravità, per l'osservazione della Terra, per space debris, per ispezionare satelliti in un'orbita bassa che possono presentare dei problemi o necessitano di attività di recupero, e dà la capacità soprattutto di rientrare a Terra in tempi brevi e nel giro di alcuni mesi, diciamo al massimo 6 mesi, rigenerato per poter affrontare una nuova missione. È un velivolo estremamente duttile, è in simbiosi con il lanciatore Vega, quindi offre due prodotti italiani che offrono sia tutte le capacità di raggiungimento dell'orbita bassa e inoltre la capacità di operare in orbita bassa, che è estremamente importante. Può apportare fino a 800 kg di carico utile e può rimanere in orbita anche come minimo 2 mesi. Ha la possibilità di cambiare orbita, l'inclinazione dell'orbita, quindi in base anche alle richieste degli eventuali clienti o utilizzatori, possiamo cambiare orbite in modo tale da ottenere delle condizioni ambientali idonee a diverse tipologie di potenziali clienti. Il rientro di Space Rider avverrà con un atterraggio direttamente su pista, il che permetterà anche un recupero agevole del carico di bordo. Capacità che è stata sperimentata con il padre di Space Rider, che era IXV, che è stato il dimostratore tecnologico per provare le fasi di rientro, anche se poi il rientro è avvenuto in mare, quindi con un atterraggio diverso, perché rientrare in mare è sicuramente diverso che non atterrare su terra, che non un atterraggio normale. Diciamo che questo è una caratteristica unica per un velivolo o un progetto spaziale europeo, è una caratteristica che comunque era già dallo Space Shuttle, con capacità sicuramente notevolmente superiori, e che sono della nuova generazione anche dei veicoli americani, a partire dal Dream Chaser, per finire all'X-37 della Boeing, allo Streamliner, eccetera, e al Dragon stesso di SpaceX. Space Rider, lungo appena 5 metri, peso di 3 tonnellate, compreso il propellente e il carico, volerà tra un paio d'anni. Quando è previsto il primo lancio di Space Rider? Allora, il primo lancio è nel primo quadrimestre del 2022, quindi siamo vicini. Sono già alcuni anni che il programma è in sviluppo, con finanziamenti rilasciati in ultimi alla ministeriale del 2016. Adesso l'ultima ministeriale ha rilasciato il budget fino al primo volo, quindi lo sviluppo è in corso già da qualche anno e ci stiamo apprestando alla fase finale, che ci porterà a essere pronti per un lancio all'inizio del 2022.